Però dobbiamo anche dire, insomma, che sì. Noi abbiamo fatto anche la discussione precedente sul fatto che ci siamo, siamo molto illusionati a fine partita, perché il Barça comunque ha riproposto una sua filosofia, che è quella di quando mancano i giocatori della prima squadra di mettere i canterani e non mettere i Boateng o i vari Paco Alcácer, eccetera. E questi canterani ce n'è qualcuno che è anche bravo. Tantissimi, no, non soltanto uno, però gli ultimi, non so se ti ricordi cosa ti avevo detto gli ultimi anni, cosa ti dicevo su Luis Enrique e su Valverde, perché Luis Enrique e Valverde non mettevano il giocatore, perché avevano una pressione tanto a livello di dirigenza come a livello del corpo tecnico, che era una pressione che veniva dei propri tifosi, dei propri soci, dei propri affezionati, che era molto alta. E perché questa pressione era molto alta? Perché il Real stava vincendo Champions una dietro l'altra. E comunque la gente si innervosisce, vede che il Real vince, la gente sì, veramente si spaventa, la gente veramente ha paura, che noi stiamo vincendo la Liga, sì. Però la cosa più importante è che gli altri stavano vincendo, hanno vinto quattro Champions in 5 anni. Veramente questo genera una pressione che viene dalla parte superiore alla parte inferiore, che affetta tanto al corpo, tanto al board, tanto alla dirigenza, come affetta pure al corpo tecnico. Allora la gente lavora con pressione, quando lavori con pressione fai degli errori. E forse, chi lo sa, Coutinho e Dembélé sono stati i due grandi errori che si hanno commesso in questi ultimi anni, che c'era questa pressione che si stava esercendo e che stava veramente impossibilitando a tutti questi giocatori, okay? a tutta questa squadra. Una Giussi, pensi che può andare come la mette Joaquin questa cosa? Può essere vera? Se no dammi un'altra. Non c'è più. Non c'è più. Giussi? No, non c'è. Non la sentiamo. Vabbè. Vabbè, io credo in quel senso che... Vabbè, dipende sempre dall'ottica che si guarda, no, tutto. Certo, sicuramente sempre dove guardi il punto, come diceva Pau Donés, no? Esattamente. La vita è un punto di vista. De según como se mire, todo depende. Sì, esattamente. Todo depende. Giussi, ci sei? Sì. No, si è sparita Giussi. Giussi non c'è. No, Giussi non c'è. È andata via. Giussi non c'è. È andata via. È andata in discoteca. allora, invece sei stato testimone. Sei stato testimone di un fatto dell'inaugurazione delle stadi Johan Cruyff. Allora, raccontaci un po', racconta ai nostri ascoltatori com'è stato, che è successo. Poi Pietro ci dirà più della partita tra il Barça e l'Ajax. Vai, Joaquin. Sai cosa? Che se io sempre dico queste cose, la gente mi dice: Joaquim è di festa in festa, festa a Lleida, festa a Barcellona, festa al Ministeri. Se lo racconto tutto, la gente... Se è vero o non è vero, Pietro? Se lo racconto tutto, la gente si pensa che sono in feria, con praticamente tutti i giorni. Questo non è vero. Ma lo stadio sì, veramente mi è piaciuto tantissimo. Non l'avevo visto, sinceramente, l'avevo visto da fuori. E lo stadio è molto funzionale, molto semplice di capire. Che a volte c'è qualche stadio che se una scala ti porta a un'altra porta, una cosa veramente, veramente difficile di capire, però sì, è uno stadio con grandi spazi, soprattutto ci sono grandi spazi per andare dappertutto. Joaquin, che capienza ha questo stadio? Che capienza ha? Quante persone? Ah, capienza, 6.000, circa 6.000 spettatori. 6.000.
Il grande vantaggio è che sono tutti coperti, tutti coperti. Io penso che la dimensione di 6.000 è una dimensione abbastanza buona, perché quella di 15.000, sinceramente, io non la, quella del ministero di 15.000 dal 82 fino adesso, 27 anni che è stato aperto il ministero, io non l'ho visto mai completo, una volta contro il Betis in seconda divisione, una volta contro il Villarreal e basta, non l'ho visto mai. Perché? Perché ovviamente la gente che va a guardare il Barçanet, il Juvenil, il femminile, evidentemente sono pochissimi. E se un giorno il femminile diventa una grande squadra e diventa una cosa molto famosa, già ne abbiamo il Camp Nou, possiamo aprire una partita soltanto il primo anello del Camp Nou, per esempio. Il primo anello del Camp Nou sono 28.000, mi sembra che sono 28-30.000 persone, soltanto il primo anello. E basta. Sufficiente. È sufficiente, certo. Una partita, per esempio, come quella che ne avremo a finale di mese contro la Juve, io penso si potrebbe, perché no, giocare al Camp Nou, perché sarebbe più bello per le ragazze e più bello per la gente, per guardare lo spettacolo, quanto più grande, quanto più vicino, sarebbe più bello, ok? Senti, forse l'ultima grande volta che si è riempito fu per vedere quando ho messo il maxi schermo per vedere la finale di Parigi. Tu ovviamente stavi a Saint-Denis, no, io invece no, povero me stavo lì e forse è stata quella. Io ero a Parigi, sì. No, io ero al mini estadio. Non me lo ricordo. No, te lo dico, insomma, come magari informazione. Senti, sì. Sì. Dicevamo, per dici un attimo, raccontaci un attimo, sì. Che ti è sembrato della struttura? Cioè, la struttura secondo te si vede bene in qualunque posto? È benissimo. Molto moderna? Benissimo, è molto molto semplice. Lo stadio è molto, veramente molto molto semplice. Si vede perché è un po' più alto, la grada è un po' più alta dal terra, come si dice, sì, dal terra, no? Più o meno 2-3 metri, a quella distanza, a 2-3 metri dal... a quei metri del come si dice del prato, a 2-3 metri del prato comincia sei o sette file di serie, e la parte di tribuna sono ancora in più, sono più di 7, penso che saranno forse 14-15 file di serie, che è la parte più alta, dove ci sono il palco, dove c'è tutto quello per la prensa, però è veramente molto 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 funzionale, che si dice in spagnolo, non so se esiste questa parola in italiano, però architettonicamente il stadio è funzionale, è molto semplice, è bello, semplice, e nessuna cosa che sia straordinaria, nessuna cosa che sia un lusso, perché veramente per avere uno stadio per il Barçanet, per il femminile e per il giovanile, non ci abbiamo bisogno di grandi lussi asiatici, skybox, cosa del genere, no? I bagni sono meravigliosi, sono moderni, e il bar sono dappertutto, sono abbastanza bar per tutta la gente, sono posti per la gente disabili, sono posti molto posto per parcheggiare. E l'unico, se si può dire, l'unica cosa negativa che si può dire dello stadio Johan Cruyff è che è molto lontano molto lontano dal tram. È approssimativamente un chilometro di distanza fino al tram, che la gente grande, la gente giovane non c'è problema, però la gente che sia un po' già vecchietta sia difficile arrivare fino là. Difficile, io direi un chilometro di distanza, perché si deve arrivare fino alla città sportiva, poi attraversare tutta la città sportiva, perché c'è nell'altro angolo della città, sì, sportiva, da dove c'è, e arrivare al stadio Johan Cruyff. Comunque un po' lontanino dal,
dal tranvia che porta verso a Consiglio Comarcale. Si deve dire però che quel tranvia in un futuro passerà, in un futuro non si sa quando evidentemente, e quel tranvia passerà per dentro la città sportiva. Il tranvia che adesso arriva fino a Consiglio Comarcale, farà tutta la tangenziale del paese di San Feliu, no di San Juan de Espino, di San Feliu, e farà tutta la tangenziale di San Feliu e si arriverà più comodo, perché penso che con due stazioni in più, una per la città sportiva e un'altra per lo stadio, sarebbe abbastanza per completare, per arrivare, per fare comunicare molto bene lo stadio con Barcellona, ok? Però questo progetto ancora mancano forse 5-10 anni, non lo so, ok? Va bene. Senti Pietro, invece la partita, il Barça ha perso 2-0, però insomma, oltre ad essere un amichevole, qualche giocatore. Peccato che, come diceva Vittor Valdés in conferenza stampa, non poteva esserci il gioiellino, no? Che avevamo visto la domenica al Camp Nou. No, infatti. Però è stata piacevole come partita. Devo dire che anche l'Alex ha giocato molto bene, secondo me. Cioè, erano molto ordinati, diciamo. Noi, diciamo, secondo me fanno ancora un po' fatica a giocare perché sono all'inizio e quindi devono un attimo, secondo me, rodarsi. Però è stata una partita piacevole. Partita piacevole, vero Joaquin? Tu che eri lì? La partita, sinceramente, ero occupato parlando con degli amici, no? non mi ero reso molto conto. Però Pietro, quel numero 9 di Ajax, quello alto grosso, sì, forte, come si chiamava? A me mi ricordava molto a Romelu Lukaku del Belgio. Sì, è vero, c'hai ragione. Sì. Però è un giocatore molto simile, però io direi più veloce che Romelu Lukaku, più tecnico che Romelu Lukaku e più capacità per segnare che Romelu Lukaku. Guarda che questo era un grandissimo giocatore, pensa che i nostri giocatori soltanto lo potevano fermare fermandolo della maglia, perché se no lui si scappava con una potenza, con una forza veramente spettacolare. Sì, veramente spettacolare. Hai ragione, Joaquin. E guarda che io penso che quel giocatore andava un po' più pesante, andava, non andava in i suoi chili, sino che andava e se gli vedeva un po' di pancia, immagina se questo è vero o non è vero, Pietro? Aveva un po' di pancia. Giusto, vero, c'hai ragione. Sì. Come te, Joaquin. Tu non mi hai visto ultimamente, Alberto. Sì, ti ho visto, perciò dico. No, sinceramente questi giocatori con la potenza fisica che avevano, se avesse 5-6 kg, non so, 4-5-6 kg, sarà veramente spettacolare. Deve essere minore di 19 anni, no? Vero? Sì, è vero. E quello che ha segnato i due gol, io sinceramente non l'ho visto. Era buono o chi era? Chi ha segnato che è stato cambiato? Sì. Ha segnato i due gol, però sinceramente io non stavo per la partita, no. No, al di là di chi ha segnato, l'ha segnato, però è stata una partita. È stata anche una partita piacevole vederla. Sì. Sui gironi di Champions, Joaquin, che pensi? È un girone difficile? Sì. No. Inter, Borussia, no, non credo. È passare facile. Portiamo 15 anni consecutivi passando. Io penso di sì, passare sì, come i primi di gruppi pure. Essendo egoista, devo dire che mi ha dispiaciuto un po' che il viaggio a Dortmund sia così sì, sono così d'accordo vicino, perché mancano due settimane, che non c'è tempo per preparare nulla, mancano due settimane per andare a Dortmund.
che inoltre non c'è volo diretto. No, vabbè, lui da Barcellona riesce, noi qui non c'è volo diretto, c'è uno per Colonia, costa.